Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Come avete visto dalla intro oggi abbiamo con noi la tenda MT500 di Forclaz Una tenda da 2,8 kg che costa 150 euro Promette di essere una grande sorellina minore della MT900 Che ho portato spesso sul canale, ne sono stato un fedele possessore E mi ha regalato delle soddisfazioni incredibili E da tanto tempo ero curioso di andare ad aprire Lei vedere come è fatta, quali sono le differenze con la MT900 e vedere se è realmente valida in ugual modo andiamola a scoprire per prima cosa vediamo che cosa ci dice la sacca esterna due persone ci dice le dimensioni una larghezza di 120 cm una lunghezza di 2,10 m tutte le volte le persone più alte mi scrivono mi dicono ma ci sto dentro magari è un po' piccola io sono alto 1,95 m ci sto ragazzi ci state ci state leggermente stretti ma fidatevi che riuscirete a starci tranquillamente il disegno ci fa vedere anche che ci sono due hub CD, quindi ottimo, vedremo se sono coperti sotto, ma la risposta già la sapete, però andremo a vedere appunto in generale come si comporta e come è fatta questa tenda. Adesso basta con le chiacchiere, andiamo a vedere com'è. Ma prima di andare avanti amici miei vi ricordo di iscrivervi al canale perché è per me è davvero fondamentale per continuare a portarvi contenuti come questo. Vi ricordo che ho anche un canale Telegram dove pubblico offerte scontistiche per quanto riguarda il mondo della montagna nell'universo Decathlon. Andiamo a spaccare. La MT500 adesso bene ragazzi, classica ripresa verso il basso, incentrata sulla tenda, come potete vedere rispetto alle tende familiari, è veramente molto molto piccola questa tenda, solamente 9 litri di ingombro, andiamola ad aprire e vediamo che cosa c'è all'interno. Credo che come per tutte le tende sia tutto infagottato in un unico telo più grande. La prima cosa che salta all'occhio sono le istruzioni, ma dovrebbe essere abbastanza semplice andare a montare questa tenda e come infatti pensavo troviamo un intero telo cioè che probabilmente è quello esterno che fa da involucro per tutto il resto andiamo a togliere questo nodino e vediamo che cosa troviamo paleria eccola qua vediamo un po come è fatta se compete con la mt 900 che ricordo benissimo vediamo vediamo un po allora ti dirò che la paleria ragazzi di questa mt 500 a primo impatto mi piace tantissimo per come è fatta, troviamo questi eh, chiodini eh, un po' circolari che però sono fatti bene, la paleria ha un ottimo feedback, quando si va ad inserire sentite la forza veramente... Eh, ottima mi sembra veramente molto resistente un po' sottile ma credo che il materiale di questi bastoncini sia davvero davvero ottimo non è fibra eh, come nelle, nella tenda più semplice nella MT nella MH scusate 100 qui troviamo una sorta penso sia alluminio ma davvero una sembra dei, dei, dei pali veramente molto molto resistenti ne troviamo due capiremo poi se non tre capiremo poi dove vanno li mettiamo un attimo da parte continuiamo a vedere che cosa troviamo sono curioso anche di vedere i picchetti come sono che li sento qua dentro. Ok, la sacchetta è di qua. Uh, picchetti davvero molto molto interessanti, finalmente andiamoli a vedere. Questi picchetti mi piacciono un sacco, ragazzi. Sono quelli che vorrei su qualunque tenda, come vi avevo detto, sono da una parte a punta. Finalmente Decathlon ce l'ha fatta. E dall'altra parte normali, sono leggermente più grandi, li sento un po' più robusti. Non sono forse robusti come quelli dell'MT eh, 900, ma sono comunque davvero davvero robusti, mi piacciono un sacco e così dovrebbero essere con questa cavolo di punta anche quelle da campeggio, non capisco il perché cosa cambia farci una piccola punta invece di essere eh, appunto eh, in quel modo squadrato che tendono sempre a praticamente piantarsi e si piegano. Visto anche super picchetti, non rimane niente da nient'altro da fare. Aprire la tenda e vedere come è fatta adesso. La apro tutta e poi iniziamo con il montaggio. Bene, ragazzi, ho aperto la tenda, non va picchettata prima di essere montata, ma ho fatto una scoperta che mi è piaciuto davvero tantissimo: cioè è preassemblata. Già questa cosa quando è che va bene quando c'è un sacco di vento, ragazzi? Perché il fatto di infilare la paleria, iniziare poi a picchiettarla subito, non dover mettere nient'altro e soprattutto montarla dall'esterno, perché la MT900 prima va montata la capsula e poi buttata sopra il tero in caso di vento, pioggia, ovviamente si può bagnare, mentre in questo modo. Si butta a terra, si monta dall'esterno, è preassemblata e questo ovviamente è un plus in quelle situazioni dove il maltempo sta arrivando Abbiamo pochissimo tempo per montare la nostra tenda Come si monta? Semplicissimo ragazzi, abbiamo due pali a X speculari e poi un altro paletto eh, che probabilmente va nella parte superiore Andiamo a montarla amici miei yeah, yeah, yeah. Let's go We just gotta go hard. Uh. I, I, go go the the, I go the hardest. I, I bring the pain. Not what she used. Sì, ecco qua montata la nostra MT500. È stato facile? Non è stato sicuramente difficile. All'inizio ho dovuto capire che cosa dovessi fare perché è un sistema un po' tutto suo su come si monta. La paleria passa esternamente, ma all'interno di una guida che non conoscevo e quindi all'inizio ho fatto un po' di fatica per andare a capire dove passava la paleria. Questione di qualche minuto, basta fare un montaggio prima a casa in un parco o comunque per andare a prendere conoscenza del montaggio una volta fatto questo è veramente semplicissimo andare a tirare su questa tenda. Adesso ci avviciniamo, andiamo a vedere è fatta? Avviciniamoci alla tenda e andiamo a vedere come è fatta. La prima cosa che si evince, amici, è che questa tenda è veramente super solida. Direi più solida della MT900, che non mi dava un grande feedback quando andava a montare. Ma ragazzi, questa qua è veramente un macigno. Eh, ho messo veramente pochissimi picchetti, ma la tenda rimane super ancorata a terra. Sarà che è meno larga rispetto alla MT900? Magari avendo più peso riesce, non lo so, magari ad avere una paleria più resistente. Te. Però, ragazzi, devo dire che questa tenda, sicuramente, se cercate una tenda solida da montare al volo, che riesca a resistere alle intemperie, questa fa il caso vostro perché è veramente solidissima. Adesso andiamo all'interno e andiamo a vedere com'è fatta. Per me è la prima volta che l'apro con voi, quindi sarà tutto in diretta. Vediamo un po', qualche cosa c'è. Allora, me l'avevano detto, qua abbiamo praticamente il lembo della tenda attaccato alla cerniera, in questo modo non svolazzerà via quando la andiamo ad aprire perché rimane come potete vedere attaccato troviamo qua un abside non gigantesco perché come vi ho detto la tenda non è larghissima però ci sta tranquillamente uno zaino le scarpe ci sta anche qualcosina in più dall'interno ovviamente l'abside diventa più grande andiamo ad aprire adesso la tenda se trovo la cerniera che è sulla parte alta ed ecco qua all'interno della nostra tenda amici miei allora, interno non gigantesco, questa tenda come vi ho detto non è larghissima, però fa sì che appunto abbia una solidità davvero davvero esagerata, non è la versione Fresh and Black che verrà dismessa, infatti all'interno si sente in questo momento di raggiamento solare, abbiamo anche un cordino per andare ad appendere le nostre cose che là si può tirare senza problemi, le tasche dove le abbiamo, non abbiamo tasche, probabilmente no ragazzi, non riesco a trovare tasche, anzi sì le abbiamo. i Le abbiamo sulla parte superiore, due tasche, uno qua e uno là. Le avrei preferite là sulla testa invece che qua. Non lo so, qua non l'avrei appunto una scelta giusta. Perché se mettiamo un po' di peso se a tirare giù la tenda, l'avrei preferito decisamente là come sulla MT 900. Per il resto, la tenda offre grande reazione. Abbiamo presa d'aria qua, molto grande, presa d'aria lì e poi abbiamo le prese d'aria eh, sugli absidi, sulle porte degli absidi. Abbiamo ovviamente un'impermeabilità identica alla mt 900 non cambia assolutamente nulla per quanto riguarda l'imprimabilità ma devo dire la verità questa tenda mi piace davvero davvero tanto se sulla mt 900 si storge un po il naso quando si spende eh, 250 euro qua questi soldi sono davvero ben spesi vediamo un po sono curioso di vedere quant'è lo spazio tra la tenda e eh, il guscio interno devo dire che lo spazio è Ampio, ci permette di avere grande areazione come potete vedere cioè la tenda è veramente staccata dal, da quant, per, dalla capsula questo offre sicuramente grande areazione ci sono in ogni parte all'incirca 20 cm è veramente ottimo troviamo poi prese d'aria che sono qua sulla parte frontale eccola qua con la classica sticella per andare a creare uno spazio, ma ragazzi questa tenda è davvero robustissima, mi sta stupendo un sacco sotto questo aspetto, è veramente incredibile. Qua mi rimaneva ad attaccare questi due ganci, troviamo poi un'altra presa d'aria ovviamente dalla parte retro della tenda che ci permette di un grande passaggio di aria io credo che questa tenda sia veramente costruita e fatta davvero davvero benissimo mi piace tanto voglio sdraiarmi un attimo dentro ed eccomi qua all'interno della tenda io sono alto 1,70 m andiamo a vedere all'interno come ci sto sulla testa ho questo spazio quindi anche per le persone guardate qua cioè questo qua è il limite, sono alto 1,70 m con il braccio completamente steso di spazio ce n'è. Un po' strettina, devo dire la verità, forse per chi ha le spalle un po' larghe può faticare a trovare spazio all'interno della tenda. Solamente questo può essere un limite di questa tenda che per il resto è davvero davvero una gran tenda, ragazzi. Mi ha stupito tanto, non me l'aspettavo, ho sempre reputato la MT900, un vero affare sotto ogni punto di vista. Forse con i rincari un po' esce dal target, forse solamente per la leggerezza andrei a scegliere quella al cospetto dell'MT. 500 però devo dire la verità anche qua possiamo andarci comunque a dividere i pesi ragazzi senza problemi si può comunque modulare la, la tenda si può dividere magari uno porta i teli uno porta la paleria e così eh, si va a smezzare questi 2,8 kg eh, un po' per uno che ci permettono di trasportarla poi agilmente cosa che mi piace tanto guardate quanto è a filo terra ragazzi ho veramente messo pochissimi picchetti cioè è tutta a filo terra, questa tenda che promette davvero grande, grande empregabilità e grande sicurezza di utilizzo. Mi sento di eh, raccomandarla a tutti quelli che cercano una tenda che li faccia sentire al sicuro nelle situazioni dove la temperatura magari può abbassare di colpo può arrivare l'acqua può arrivare del vento forte montare questa tenda soprattutto in due anche col vento forte è veramente facile ragazzi eh, veramente magari da solo può risultare un po più difficile perché non si può picchettare prima altrimenti non si riesce a mettere i bastoni all'interno delle guide per andare poi a, a montare la tenda. Però, in due ragazzi, sarebbe un'azione veramente molto molto semplice. Tenda super, mega, iper promossa. Si monta in un attimo, super efficiente. L'interno, l'unico difetto è la larghezza che mh, stona un po' avrebbe potuto mettere Decathlon 5 cm in più, è vero che Andrea sarebbe andata a minare questo bel cupolotto che sono convinto che rimane veramente saldo a terra anche nelle condizioni peggiori. Fammi sapere tu che cosa ne pensi della MT500, per me è super promossa se ce l'hai facci sapere come ti trovi da tom è tutto, ricordatevi sempre che la montagna è di tutti e per tutti. Continuate a seguirmi, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!